Infine vediamo l'ultimo disegno, l'ultimo caso è la lente divergente. Poniamo la sorgente in una qualsiasi posizione, AB, e andiamo a disegnare i tre raggi solidi, il raggio blu, parallelo all'asse ottico, che attraversa la lente divergente e appunto diverge. Ma diverge lo fa con un angolo tale che questo raggio divergente, il suo prolungamento all'indietro, passi per il fuoco. Il raggio blu è uno qualsiasi di questi, per esempio questo raggio qua, parallelo all'asse ottico, attraversa la lente, diverge, ma lo fa con un'inclinazione tale che il prolungamento all'indietro di questo raggio divergente passi per il fuoco. Lo rivediamo, il raggio blu parallelo all'asse ottico diverge, ma lo fa con un'inclinazione tale che il prolungamento all'indietro passa per il fuoco. Poi il secondo raggio è questo verde. È un raggio, come sempre esce dalla sorgente luminosa, cioè da B, vorrebbe raggiungere il secondo fuoco. In realtà non può raggiungerlo perché quando arriva sul piano della lente questo viene deviato e procede parallelamente all'asse ottico. Questo raggio verde è uno di questi che però dobbiamo immaginare rovesciato, cioè che segue il percorso al contrario. Per esempio potrebbe essere questo raggio qui che proviene da destra, dall'alto a destra, proviene da qui, vorrebbe andare in direzione del fuoco, ma in realtà quando attraversa la lente viene deviato e procede orizzontalmente. Quindi riassumendo, questo raggio vorrebbe andare attraversare la lente e andare nel fuoco, ma quando attraversa la lente poi viene deviato orizzontalmente. È esattamente come questo raggio verde. Lui proviene obliquamente, vorrebbe attraversare la lente e finire nel fuoco, ma quando arriva sulla lente viene deviato e procede orizzontalmente. Infine il terzo raggio è sempre quello giallo che passa per il centro della lente e non viene deviato. Quindi i tre raggi rifratti sono il raggio blu, il raggio verde e il raggio giallo. Si vede che sono tre raggi divergenti, quindi non convergono e quindi non possono dare origine a nessuna immagine vera, nessuna immagine reale, proprio perché non convergono in nessun punto, non focalizzano. Ma l'occhio dell'osservatore, che sta qua, ha l'impressione che questi tre raggi divergenti provengano da uno stesso punto che si trova qui. E il cervello dell'osservatore costruisce questa costruzione geometrica prolungando all'indietro i raggi veri. Questi prolungamenti, effettivamente, questo è il prolungamento del raggio blu, questo del verde e questo del giallo, vanno a focalizzarsi, i prolungamenti all'indietro, in un punto dove si forma l'immagine virtuale. Virtuale perché lì si incontrano i prolungamenti all'indietro, quindi è una costruzione puramente geometrica e non si incontrano i raggi veri. Vediamo che questa immagine virtuale è diritta e non capovolta e si forma più vicina rispetto alla sorgente, si forma dalla stessa parte della lente divergente. Questo vuol dire che l'osservatore ha l'impressione che, guardando attraverso la lente, che questa sorgente luminosa non si trovi qui, ma ha l'impressione che si trovi qua e sia più piccola. Quindi ha l'impressione che, in altre parole, vede la sorgente luminosa più vicina e più piccola alla lente di come in realtà è. Cioè in realtà la sorgente è più grande e più distante dalla lente, ma l'osservatore che sta qui, quando guarda attraverso la lente, vede come se la sorgente fosse più vicina e più piccola.